questa è una scala secondo te? Mortacci. Sento che è sicura anche era. A me piace andare di lì. Ok, faccio un cazzo. Va bene, andiamo di qua. Eccolo lì! Rispondi, Miller! Spara, Artyom! Artyom, Miller, spara! Rispondete! Questo non ci sarà più. Quello stronzo! Rispondi, Ullman! Sono ferito! Sono ferito! Tieniti in contatto con Artyom! Passo! Passo! Ricevuto, colonnello. Passo. Non ci servirà a nulla qui, Artyom. Le nubi sono troppo fitte. Devi salire più in alto che puoi e configurare il sistema di guida. Vabbè, ragazzo, ora dipende tutto da te. Che culo, non vedevo l'ora. Adesso? Non è di qua che si deve andare. Figa, figa! Sta venendo l'orticaria a giocare a sto gioco di merda. Sarà normale che devo passare di qui? A me non mi sembra. Più in alto aveva detto, ne? Ho capito un cazzo allora. Quando finisce sto gioco. Allora, io sono arrivato da lì. Ah, sì, ma guarda che sono un coglione, non ho mica visto questo. Era così ovvio che si poteva passare di lì. E di qua non si va. Bello, però guarda che bel posto. Vabbè. Di qua, dai. Poi? Non ci capisco più un cazzo. Ah, la scala. Beh, c'era una scala. Rapentamente X. Figa, l'ho premuto però. Allalala. Lalalala. Premo già X. Così non mi fotti più. E ormai non mi stacco più da premere X. Spero che ne valga almeno la pena di fare tutta sta fatica. Oh oh! Ehi, e qua cosa c'è? Filtri al cazzo e di lì è meglio non scendere. Qui. Chi? Chi è? Semina morte. Rispondi, Artyo. Qualcosa interferisce con il segno per distruggerci. Rispondi! Ma che cazzo volete tutti da me? Io me ne stavo tranquillo in quel bunker di merda a collezionare cartoline della minchia. E vaffanculo. Ho fatto cagare addosso pure te. Sali sulla torre. Bella idea di merda. Cioè, ti sembra un passaggio questo? Tra un po' qua la torre è finita. Ma è ancora lunga, mamma mia che palle. Premo X, premo X. Cazzo che mi fotti.
Sì, sto continuando a premere, non ti preoccupare. Mi fotti più. Voglio vedere a tornare indietro adesso. Oh, come mi sento al sicuro. Dobbiamo di nuovo salire. Premo X, che non si sa mai. Puttana! Rispondi il cazzo. Dove sono? Dove sono? Non capisco più dove sono. Oh, non posso andare altrimenti, eh? Ok. Tanto che cazzo vuoi che venga qua sopra? Cosa devo fare? Vieni. Non bisogna permettergli. Di fare cosa? Lo distruggeremo. Ah, finisce male qua. Finisce molto male. No, ma vaffanculo, no, ma no, puttana, mi hai fatto cagare addosso. Che cosa è successo adesso? Figa, sono finito. Non bisogna permettergli. Fermalo, distruggilo. Arrivo, ragazzi. Tanto è duro, che a me di queste linee non me ne frega una sega. Cazzo, è il giro tondo qua. Non bisogna permettergli. Fottiti il culo. Arrenditi. Ah, manco morto, mi arrendo. Non bisogna permettergli. È venuto per distruggerci. E adesso? Cazzo è successo? Non bisogna perderli. Sto veramente sbiellando qua, eh.
Distruggilo. Di qua. Non bisogna permetterli. Figlio della merda. E mo? Culo. Oh cazzo. Figa, mi fate capire che cazzo sta succedendo. Artyom! Se è ostile, va ucciso. Ovvio. XXXXX. Non bisogna permettergli. Bisogna permettergli. Distruggilo. Ti fermeremo. La puttana di mamata. Vi giuro, basta. Basta, finiamolo sto gioco. Sei ostile, va ucciso. Minchia, adesso lo uccido. Dai, però muoviti, a caricare. Ce l'ho fatta. Procedura di guida completata. Oh. Artyom, i missili sono in volo! E vai, godiamoci lo spettacolo. No, fammelo vedere però. Sennò mi incazzo. Adesso mi piglia nell'occhio. Uee. Petardini, signori, stanno arrivando. Sono anche incazzati. E dai, eh. Un tempo un saggio disse: colui che muove guerra per amore del prossimo sconfiggerà i propri nemici. Io ho condotto la mia guerra per proteggere la mia famiglia, i miei amici e la mia casa, la metropolitana. Avevamo vinto. Ma oggi mi domando, quando abbiamo annientato i tetri, non abbiamo forse perso qualcosa? E io ti dico che non ce ne può fregare un cazzo. Da bravo feticista delle dinamiti che ero, un'esplosione così mi ha fatto finale col botto. Bene ragazzi, cosa posso dire di questo gioco? Mi è piaciuto tantissimo. Non è vero? No, beh, a parte gli scherzi, non è proprio brutto. Però ci sono certe meccaniche che i ragazzi che hanno programmato questo gioco dovrebbero rivedere, perché le dinamiti che non rimbalzano sono veramente allucinanti. Il personaggio che ogni tanto muore, come si è visto anche negli ultimi video, senza apparentemente un motivo, non è veramente, cioè non è plausibile una cosa del genere. Per quanto riguarda la difficoltà, beh, mi piace, nel senso che cazzo, se è un gioco difficile è difficile, non è difficilino, non ci sono mezzi termini. Poi se uno solo vuole giocare a facile, come io ho fatto gli ultimi 10 minuti perché mi ero veramente cagato il cazzo di morire ogni 3x2. Ho anche perso il filo del discorso. Vabbè, chi se ne frega. Il gioco è finito finalmente e ci rivedremo con il prossimo gioco, che molto probabilmente sarà... non ve lo dico. Ciao!